Buonasera a tutti, sono Ilaria Chia, giornalista e storica dell'arte. Questo è il terzo appuntamento per me con la storia a porte chiuse. E questa sera vi parlerò di un argomento un po' più leggero rispetto alle altre volte e parliamo dei salotti dipinti dai pittori bolognesi nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, uno dei più grandi interpreti del genere è il pittore Luigi Busi. Luigi Busi nasce a Bologna, si forma presso il collegio artistico Venturoli e poi si dedica alla pittura di storia. A partire dagli anni 70 dell'Ottocento, però, questo genere di pittura, basata appunto sulla storia, sull'impegno sociale e politico, incomincia a passare, di moda e si afferma, l'attenzione per i temi più. Luigi Busi aderisce a questa nuova tendenza e appunto diventa un pittore di eventi quotidiani, di interni e dipinge dei bellissimi salotti che sono affascinanti e suggestivi. Forse il più bel salotto dipinto da Luigi Busi è questo, ve lo faccio vedere in questo catalogo che è stato è il catalogo di una mostra realizzata dall'Associazione Bologna per le Arti ed è la prima grande mostra monografica dedicata al pittore Luigi Busi. Allora, il dipinto è questo, è la Commendatizia. Come vedete c'è questo salotto, è un salotto scintillante, giallo-oro in stile Secondo Impero. E Luigi Busi lo descrive con grande attenzione, insomma anche alla resa dei particolari, descrive un ambiente assolutamente lussuoso. Che cosa rappresenta questo dipinto? Allora vedete che c'è una signora elegante che entra nel salotto, porta in mano una lettera che è la sia una lettera di raccomandazione per la padrona di casa e affiancata dalle sue due figlie, quella più piccola che un po' intimorita dalla magnificenza dell'ambiente si stringe allo scialle della madre e l'altra si sistema un po' i guanti per apparire così impeccabile all'interno dell'ambiente e poi c'è questo bellissimo particolare del cagnolino che abbaia alle sconosciute. E questo dipinto del 1874, prima di essere presentato a Milano, viene esposto al pubblico a Bologna, in Palazzo Bentivoglio, dove Luigi Busi aveva il suo studio. E un cronista dell'epoca ci racconta un fatto molto curioso, cioè che le persone, i visitatori, si ammassavano davanti al dipinto e proprio il cronista dice letteralmente davano di naso, ossia si avvicinavano moltissimo alla tela per scorgere un particolare che è questo, cioè questo specchio che riflette le tappezzerie, riflette il soffitto e riflette soprattutto la parte posteriore della donna, quindi il suo copricapo e le spalle. E questo particolare dello specchio in realtà insomma non è un'invenzione, insomma non è sfruttato soltanto da Luigi Busi, ma avvicina al pittore bolognese anche a grandi capolavori dell'arte francese di quel periodo, pensiamo ad esempio all'Assenzio di Degas, dove c'è questa donna che è seduta in un bar, beve un bicchiere di Assenzio e dietro di lei alle sue spalle c'è questo grande specchio che insomma, riflette la sua immagine dal di dietro, pensiamo ad esempio alle Folies Bergère di Manet, un altro dipinto dove lo specchio dietro alla barista riflette le spalle della barista, ma anche tutto l'ambiente circostante. Ecco, questo particolare dello specchio poi ha una grande fortuna anche, pensate addirittura a livello cinematografico, perché nel Novecento c'è un film di Luchino Visconti intitolato Senso, che è dedicato al Risorgimento, è ambientato nel Risorgimento. È un film molto particolare perché per girare alcune scene il regista si è ispirato a dei dipinti realmente realizzati, ad esempio alle tele di Telemaco Signorini. E una scena, cioè questa scena, ve la faccio vedere dove
Spero che si veda bene. Ecco, dove vedete la protagonista si siede e c'è uno specchio alle sue spalle che realizza un effetto molto simile a quello della tela di Luigi Busi, cioè riflette il copricapo nero della donna. Quindi, insomma, sembra veramente questa scena del film essersi ispirata al dipinto di Luigi Busi. Vi faccio vedere un altro interno molto bello di Busi, è questo di fianco. Ecco, il dipinto si intitola Le conseguenze di un matrimonio celebrato con il solo rito religioso. A differenza del dipinto della commendatizia, non siamo più in un ricco salotto borghese o in un ambiente aristocratico, ma siamo più modestamente nello studio di un avvocato. Nonostante Luigi Busi riesce a rendere gli interni, anche in questo caso con grande maestria, con grande attenzione ai dettagli. Vediamo la tappezzeria, poi ancora gli abiti delle donne, questo bellissimo particolare dell'ombrellino così candido, vaporoso. E cosa rappresenta questo dipinto? Allora, rappresenta una giovane donna, con un bambino in braccio, è una giovane moglie abbandonata dal marito. Il padre si rivolge alla legge per giustizia e l'avvocato però gli risponde: dal momento che insomma avete celebrato il rito solo in chiesa e non vi siete serviti della legge, la legge a questo punto non può aiutarvi. E questo dipinto quindi ha anche un significato sociale, politico, perché riflette le grandi tensioni che nello Stato postunitario si erano create tra lo Stato e la Chiesa. Però, come vedete, Luigi Busi riesce a risolvere, insomma, a trattare l'argomento, soprattutto l'eleganza degli interni e la raffinatezza dei particolari. Un altro interno molto suggestivo di Luigi Busi è questo, lo faccio vedere dalla copertina, sempre di questo catalogo realizzato dall'Associazione Bologna per le Arti, e questo dipinto si intitola Le gioie materne. E allora vediamo una donna, una giovane donna che coccola il suo bambino, il suo neonato. Questo tema delle gioie materne è un tema che Gibusi dedica moltissimi dipinti in moltissime varianti. Non è solo Luigi Busi a occuparsene, abbiamo dei dipinti sullo stesso argomento, ad esempio di Raffaele Faccioli. Era un tema anche letterario questo dell'amore materno verso il figlio piccolo. C'è ad esempio una poesia di Giuseppe Giusti che si intitola Affetti di una madre. Ecco, qual è la particolarità però di Luigi Busi, anche in questo caso, di riuscire a mettersi un po' in sintonia con quelle che sono le tendenze anche a livello europeo dell'arte contemporanea? Lo vediamo in questo dipinto da due particolari. Allora, c'è questo paravento che mostra, insomma, è ispirato all'arte giapponese. E poi questo dipinto che vedete è un dipinto che Luigi Busi realizzò veramente. Si intitola Tutti hanno il loro nido ed è una tela conservata oggi a Roma. Quindi Luigi Busi, diciamo, cita, fa una sorta di autocitazione. Autocita una sua opera. Allora, per quanto riguarda il paravento giapponese, diciamo, era una moda diffusa anche a livello europeo, cosiddetto japanese. Gli impressionisti sono fortemente influenzati dall'arte giapponese, quindi questo interesse era appunto diffuso un po' in tutta Europa. E anche la citazione del quadro del dipinto nel dipinto è molto sfruttata dai pittori macchiaioli e in particolare da Odoardo Borrani. Ecco, per farvi vedere come appunto Luigi Busi cioè, si può veramente accostare a dei grandi nomi della storia dell'arte. Per farvi un esempio, vi cito il caso di Manet, il famoso ritratto di Émile Zola. Ve lo faccio vedere in questo modo.
Anche qui vediamo un po' degli elementi simili a quelli di Luigi Busi, quindi questo riferimento all'arte giapponese con questa stampa, il paravento sempre in stile giapponese, e poi anche per Manet abbiamo una sorta di autocitazione, quindi accanto alla stampa giapponese c'è una stampa che rappresenta l'Olympia, quindi questa opera che Manet aveva realizzato, presentata al Salon e che era stata però fortemente criticata e era stata difesa soltanto da Zola, e quindi Manet, per ringraziare Zola del suo appoggio, gli dedica questo ritratto. Ma chiudiamo la pagina di Luigi Busi e ne apriamo un'altra, perché Luigi Busi non è l'unico che riesce a dare vita a questi salotti così suggestivi. Ecco, un altro grande interprete del genere è il pittore Giovanni Paolo Bedini. Vi faccio vedere sempre questo catalogo, sempre realizzato dall'Associazione Bologna per le Arti, che ha organizzato la prima grande monografica dedicata all'artista bolognese, e questo che vedete in copertina è forse il capolavoro di Bedini. Si intitola La veste nuova, rappresenta una donna in abiti settecenteschi che si rimira compiaciuta davanti a una specchiera. Allora, mentre Luigi Busi dipinge i salotti della sua epoca, cioè degli ultimi decenni dell'Ottocento, Paolo Bedini invece ama realizzare, dipingere dei salotti del XVIII secolo, quindi ci sono queste ambientazioni settecentesche. E perché Bedini sceglie il Settecento? Ci sono delle particolari motivazioni, di carattere storico. Cioè il fatto che il Settecento, considerato un'epoca generalmente frivola, nella seconda metà dell'Ottocento invece viene fortemente rivalutato. Ad esempio in Francia abbiamo le pubblicazioni dei fratelli Goncourt, che riabilitano la figura di Maria Antonietta, e il Settecento non solo viene rivalutato, ma viene addirittura idealizzato, quindi visto come un'epoca di grande mondanità, di splendore, di buon vivere, di buone maniere. E questa idealizzazione del Settecento è particolarmente intensa, sono sentita a Bologna, perché Bologna, effettivamente per la nostra città, il Settecento era stato un'epoca d'oro. Era stata l'epoca del cardinale Lambertini, che poi è divenuto papa, e era un secolo che ha visto anche un clima molto fervido per la sperimentazione scientifica, e anche un grande impulso dato al ceto medio, insomma, quello che poi sarebbe diventato il ceto borghese. Ecco, quindi Bedini, insomma, respira questo clima e dà vita a delle raffigurazioni salottiere veramente belle. Insomma, vi faccio vedere questa, ad esempio, con questo giallo oro delle pareti, che sembra un po' ricordare la commendatizia di Luigi Busi. Queste, poi abbiamo le donne vestite in abito settecentesco, l'uomo con la parrucca. Poi ancora quest'altro salotto bellissimo, con il particolare della donna che gioca con una sciarpa e il gattino che si rotola sul pavimento. Quindi, insomma, e poi questa è sempre grandissima attenzione ai dettagli, ai mobili, alle tappezzerie, con grandissima, insomma, con grandissima attenzione. E poi, insomma, perché Bedini dipinge il Settecento? Insomma, ci sarebbero anche tante altre motivazioni, una breve, come vedete anche dalla veste nuova, cioè questo grande autocompiacimento della donna davanti allo specchio. Quindi c'è chi ha visto, diciamo, una sorta di celebrazione del nuovo ceto borghese che vuole, insomma, come dire, celebrare se stesso, il suo nuovo status, e lo fa facendosi. Si fa ritrarre in abiti contemporanei, ma si fanno ritrarre così in questo passato idealizzato. E veniamo, anzi chiudo questo intervento con un'ultima immagine, sempre di un salotto settecentesco, però dipinto nell'Ottocento, e l'immagine è questa. Allora,
Questa immagine, questo è un dipinto realizzato da Eleuterio Pagliano e si intitola Signora adagiata con ventaglio, è del 1876, la donna ovviamente vestita in abiti teschi e il ventaglio era un oggetto molto in voga nel Settecento. Eleuterio Pagliano, un po' come è un po' una specie di Bedini, però lombardo, è un pittore che partecipa attivamente al Risorgimento, alle Cinque Giornate di Milano, si arruola con Garibaldi, è un pittore di storia, però negli anni 70, come Luigi Busi, ha una svolta e comincia a dedicarsi a questi temi più quotidiani, soprattutto a questa sorta di evasione nel Settecento. Ecco, questa donna però insomma ha un po' una particolarità, assomiglia, guarda lo spettatore in maniera molto diretta, un po' sfrontata e quindi sembra una sorta di Olimpia in abiti settecenteschi, quindi come, cioè, sembra esserci, come dire, un riferimento a quella Olimpia di Manet che aveva causato un grandissimo scandalo in Francia, e quindi tutto questo per dire che a volte il travestimento in abiti settecenteschi serve anche per trasmettere dei messaggi erotici, insomma, dei messaggi un po', insomma, un po' più che vanno contro quelle che erano le convenzioni dell'epoca, e se appunto fossero state ambientate queste scene nei salotti ottocenteschi e contemporanei, avrebbero magari disturbati i ben pensanti, invece inserirli nel Settecento era un modo per renderli più digeribili e quindi insomma spendibili anche sul mercato. Bene, con questo chiudo il mio intervento. Grazie per chi mi ha seguito. Se avete domande, insomma, curiosità, potete scrivere anche sul profilo Facebook, cercherò di rispondervi. Allora, grazie a tutti e auguro a tutti buona Pasqua.